L'epica del giro, come l'epica del tour, insomma l'epica del ciclismo in sé, perché il ciclismo è, credo, almeno personalmente, soprattutto epica, quindi storie, in qualche modo devono essere rinverdite, devono essere ricondizionate, devono essere narrate nuovamente. In questo senso credo che l'apporto dell'innovazione come il mondo dei social media sia anche quello di integrare le tante storie personali, le emozioni che ogni persona ha trovato in ogni Giro d'Italia, in ogni tour, in ogni evento ciclistico, per dare dei valori aggiunti. E in questo senso ti chiedo se è possibile pensare a un'esperienza nuova rispetto alla fruizione del Giro d'Italia con la televisione, con quel paradigma nuovo che è la social TV. Sicuramente, oltre che possibile, è anche molto interessante, perché il ciclismo è uno sport atipico, che avviene per lungo periodo di tempo. Oggi tutte queste ore di corsa possono essere fruibili attraverso la televisione e o attraverso gli altri media. Ma in tutte queste ore non sono così dense di accadimenti da rendere impossibile o inutile l'inserimento di altri contenuti. Tutt'altro, sono un bacino enorme, di potenziale che si potrebbe sfruttare per provare addirittura un racconto condiviso Esatto. di una tappa del Giro, per esempio. Comunque una fruizione condivisa che viene arricchita dall'esperienza che in quel momento ne stanno facendo i tifosi. Oggi magari su base nazionale, per comodità di lingua, ma chi lo sa, via social media non cambia assolutamente niente, anche su base internazionale. Quindi il sapere di essere partecipi di una cosa che viene fruita in tutto il mondo, e quindi il vedere, il leggere, magari, il sentire l'emozione di un tifoso cileno alla vista di una montagna che gli ricorda casa sua, per un Sì. tifoso italiano, probabilmente è un'esperienza che sarebbe molto, molto gratificante per entrambi e poi per noi, insomma, per il prodotto, per il brand Giro. Certo, quindi in questo modo il Giro può entrare nella globalizzazione vera e propria. Sì, il ciclismo ci è entrato, è lo sport oggi in assoluto più in espansione per la mondiale, perché lo diciamo prima, perché è uno sport che promuove la sostenibilità innanzitutto, e quindi fa bene a chi lo fa e ai territori che lo ospitano, perché promuove i territori a livello turistico. Per tutti questi motivi è di per sé uno sport che sta vivendo una fortissima globalizzazione. Gli manca ancora il salto di qualità, manca tanti sport, forse al ciclismo per come è fatto un po' di più che ad altri, il salto di qualità per renderlo così facilmente fruibile, così interessante attraverso tutte le nuove tecnologie, i nuovi device, che permettono sicuramente una fruizione maggiore, più personale e anche più selettiva, ma anche più partecipata, ma che oggi rendono un po' difficile trovare un paradigma nuovo che possa accontentare tutte queste esigenze.